statale per il Grand Canyon è stato rinvenuto, cioè hanno trovato... beh, non proprio. Insomma, unità GeoSa è già presente, almeno loro. Cerchiamo di capire chi è. Raccogliamo più elementi possibili. C'è qualcosa di strano in questo cadavere. Qualcosa che non riesco a vedere. Che stavo dicendo? Che non riesci a vedere. Ma sai che anch'io da quando l'abbiamo trovato sento che manca qualcosa. Mi sa che non peserà tanto a trasportarlo via. Lo sai. Che brutta fine. Già, una fine ignobile. Già, una finaccia. Già, quando è finito? Prepara la sala autopsie. Sara, prepara i microscopi elettronici. Warwick, prepara l'analisi del DNA. Sara, preparate che stasera andiamo a cena fuori. Allora, reperto numero uno. Vestiti e biancheria completamente sprovvisti dei corrispondenti pezzi di corpo. Reperto due. Una valigetta vuota, senza soldi, senza documenti, anche in finta pelle. Reperto numero 3, più gagliardo di tutti, telefonino dell'ammazzato misterioso. Ma dalle ultime schermate, pure se il telefonino è identico al mio, ho scoperto una cosa pazzesca. Che cosa? Che c'ha più giochi del mio e c'ha pure suonerie polifoniche. Ma dai! Scusate, ma il reperto numero 4 mi permetterà di inchiodare il bastardo. C'era un lungo capello rosso sulla giacca. Vuol dire che il nostro uomo se la faceva con una rossa? Lui non lo so, ma tu di sicuro, perché la giacca era la tua, no, no, maiale! Catherine, non è come credi, ti prego, calmati. Non toccarmi, porco, eh! Catherine, facciamo così, ci facciamo una bella autopsia insieme, così ti passa, eh? Sara, ti prego, portalo via, perché sennò io lo viviseziono. Dai, dai, maiale! E sai che faccio? Io una bella autopsia, me la faccio con Warwick. No. Dai, già mi fa schifo l'autopsia, ma stavo pure a vincere, porca paletta, dai! E dai, no, ma che ogni... mannaggia. Warwick, dobbiamo proprio farlo? Ce lo sai che è importante. È sempre meglio non fidarsi, ce lo sai. Lo so, però è da maniaci, eh. Che stavo dicendo? Che se non ti sbrighi te lo faccio vedere io il maniaco. Giusto, ok, cominciamo. Età? Beh, dunque, direi che così a occhi e croce... un individuo adulto. Ha sfangato il pranzo. Come? Aveva lo stomaco vuoto. Aspetta. No, 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 aveva mangiato da poco. Ehi. Che c'ha là? Un anello alla caviglia. Allora viene da fuori città. Segni particolari? C'ha una bruciatura sulla coscia. Forse chi l'ha acconciato così si è distratto. Eh già. E poi certo. Niente, c'ha dei segni intorno al collo, ma quello insomma è normale. Insomma, Warwick, dai, questo pollo è a posto, dai, mangia, sta tranquillo. Lo sai che non mi fido della rosticceria all'angolo. Vabbè, ma perché non diventi vegetariano? Mica possiamo fare tutte le volte questa storia, no? E c'è che lavoro per l'Interpollo. Scusi, ce l'ho con lei, mi scusi. Sì? Oh, agente! Che piacere rivederla! Ah, senta, posso farle alcune domande? La risposta è... sì!
Però dobbiamo prima liberarci della sciacquetta. Scusi, sarei io la sciacquetta? Oh, Stellina, saresti anche carina, ma ti metti certe cose addosso. Questa giacchetta come l'hai presa? Con i punti dello yogurt? No, perché ne mangio tanto anch'io, allora vorrei sapere se ce n'è uno uguale. Ha mai visto quest'uomo? Sì, e chi se lo dimentica, bello così, agente. Uomo nella foto. Ma è inutile che la guardo la foto, tanto non lo riconoscerei, sono miope come una talpa. Io non lo riconoscerei mai. E per riconoscerlo dovrei caderci addosso così. Scusi, scusi, se è miope, perché non usa gli occhiali? Con queste ciglia! Ma sei pazza! E me le rovino! Ma ecco perché nessuno ti si accatta, Stellina, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, no? E scusi, chi c'era con lei qui a lavorare ieri? C'era, non può abbassare la pistola. Chi c'era qui a lavorare con lei? Nonnina. La può chiamare per cortesia? Se me lo chiedi così, sì. Nonnina? Nonnina! Nonnina? Salve signora, ha mai visto l'uomo nella foto? Sì, sì, è venuto qui ieri, un malfattore. Ne è sicura? Lo riconoscerai tra mille, maledetto. Ma che ha fatto? Ha messo benzina e poi mi ha chiesto un'informazione su come raggiungere un posto. E io gli ho detto, l'accompagno. E guarda caso, mentre eravamo in mezzo al bosco, la sua macchina si è fermata. E ha cercato di abusare di lei. Ma che non c'è stato verso di convincerlo? Ho provato di tutto, ma quello sguisciava, Le faccio vedere, guardi. Allora, venga qua, giovanotto. Allora, io ho provato a prenderlo così e lui è riuscito a sfilarsi la giacca. Allora ho detto, venga qua, giovanotto. Signora, per sorte, se non faccia allora così. Allora l'ho raggiunto e l'ho preso per i pantaloni. Ma che gli sta facendo? Non pensarci nemmeno. La guerra è guerra, ho detto, se non lo prendo adesso non lo prenderò mai più. Signora! Così. Ma quella è riuscita a scappare. Si lascia una donna della mia età sola in un bosco? Che vergogna! Aiuto, portami via! Ma certo che ti porto via, come no? In centrale, brutto porco! Ma che cosa ho fatto io? A ti osciani in luogo pubblico, via, vai! Ma è stata lei, vieni in macchina! Non mi lasciare! Tornerà! Ma lo ritroverò! Sono il suo principe azzurro! Allora, hai scoperto qualcosa dalle analisi degli abiti del cadavere scomparso? Sto appena finendo di analizzare le fibre. Ok, risultati? Risultati incredibili. Non ci sono tracce di sangue, né di profumo, manco un capello, nessuna fibra di pochette, nessuna impronta sui bottoni e ho trovato solo un pelo. Un pelo? E cosa hai scoperto? Strabiliante. Appartiene ad un individuo di razza bianca, adulto, sui 30 anni, castano, alto, di nome Mario, c'è un abbonamento allo stadio. Hai scoperto tutto questo con un pelo? No, ce l'ha portato in tasca. Ah, e qui da? No, te l'ho fatto io. È buono, assaggiamo? Sì. Eh? Meglio del Negroni? Yeah. Salute! Salute! No, Mario, scusate, ma questa roba è mia, volevo darvi un consiglio. Intanto grazie per averli ripresi. Attenzione al benzinaio perché la vecchia è matta. È proprio matta, è matta, è matta, è matta, è matta, è matta. Ma allora abbiamo risolto il caso. Che stavo dicendo? Che ne so, Sonne, che non ti ascolto. Ecco qua, l'ho trovato che importunava una dolce vecchietta. No! Ma allora sei proprio maiale dentro, non sei. Ma pure come vecchia, mi ha fatto schifo da solo. Ma è stata lei a zomparmi addosso? Sì, è stata lei. E voi invece che cosa avete fatto? Avete risolto il caso? A me abbiamo risolto sì. Capo, una cosa straordinaria. Non solo il cadavere non era scomparso, non era nemmeno cadavere, è ricomparso, ha preso le cose e se n'è andato. Allora vuol dire che adesso la città è più sicura. No, Sara, portalo dentro, vai. Già, certo, adesso le ragazze non te lo toglie nessuno, capito? Muoviti! Non ho fatto niente io! Adesso la città è più sicura.